E beh, regolata per 2-0 la Cremonese, con una gara in crescendo, la Juventus pone un po' di interrogativi a chi deve andare a giudicare questo campionato, sia a noi giornalisti, che la Juve è seconda, e seconda da sola, e seconda grazie al gruppo, non ancora grazie al gioco, anche se con la Cremonese si è vista una Juventus più fluida. Ma soprattutto più vogliosa di stare in avanti sin dai primi minuti, anche se ciò che è accaduto a Paul Pogba all'altezza del 22esimo minuto ha messo la squadra un po' sotto shock, gli ha fatto buttare lì, buttare via anche la seconda parte del primo tempo. Una Juventus che sicuramente è in un modo prima del gol che sblocca la partita di Fagioli, e poi c'è una Juve in un altro modo dopo il gol di Fagioli. Questa è la dimostrazione che l'aspetto psicologico conta, conta e come. Non ha lesinato energie i giocatori, anche quelli che predicano per avere una maglia da titolare in quel di Siviglia giovedì. Diciamo così, le malelingue proprio prima del fischio d'inizio di Juventus Cremonese osservavano, ma com'è? La formazione che schieriamo oggi, che include per la prima volta Pogba a distanza di più di un anno dall'ultima volta titolare in Manchester United Liverpool, è comunque una formazione migliore di quella che abbiamo schierato giovedì scorso in casa contro Siviglia. Beh, vero o non vero, fa piacere, fa effetto vedere i giocatori forti in campo, Chiesa, Pogba, Paredes, vedere Gatti con Bremer, insomma, non poche cose. Detto che la stagione di Pogba è finita, finisce in maniera per sempre peggiore di come è iniziata, con un nuovo infortunio davanti al proprio pubblico, nel giorno che simbolicamente, ma anche a livello concreto, avrebbe rappresentato davvero la fine di un calvario che invece è lì, ancora ben presente, anche nello sguardo, nella reazione di Paul, nel momento in cui si accascia, una volta effettuato un banalissimo cross da fermo per un problema al quadricipite. Il problema porterà via un mese, quello che è, a poco basta, di fatto che questo tempo può prendersela con comodo. Detto così è brutto, però la verità è che se Pogba può tornare a essere il calciatore di cui la Juve ha bisogno, beh, qualcosa deve andare in maniera completamente diversa. Cioè Pogba deve essere un giocatore che possiamo ambire a riportare in condizioni normali. Se questa ambizione non c'è, la consapevolezza che possa tornare il Pogba da minimo sindacale, presente, senza ogni volta un problema diverso, non ci fosse, beh, a questo punto io credo che le parti dovrebbero fare una riflessione. Oggi però comanda l'amarezza per quello che è successo a Paul. Ovviamente mi ha fatto piacere, per esempio, in studio osservare come tanti, anche dei opinionisti delle squadre avversarie, fossero in qualche modo colpiti anche loro dalla sfortuna e dall'incredibile storia recente di Pogba, che ne ha compromesso interamente la stagione e che non sappiamo esattamente cosa potrà portare in vista della prossima. Dentro questo, tra virgolette, lutto sportivo che lo Juventino ha dovuto rivivere e ha dovuto beccarselo proprio così, nei denti, in faccia, brutale, all'interno di un primo tempo che era fin lì stato interessante e nulla più contro la Cremonese, beh, tutto questo ovviamente avrà bisogno un giorno di una spiegazione più chiara. Nel frattempo la Juventus, ripeto, nel primo tempo rimane un po' sotto l'episodio. Entra Milik, inizia a sbagliare una quantità di palloni Milik, come li aveva sbagliati Vlahovic, come li aveva sbagliati incredibilmente Chiesa, che nella prima mezz'ora su 7 palloni ne sbaglia 6. Solo che Chiesa cosa fa? A differenza degli altri, continua a proporsi, continua a volere la palla, continua ad attaccare l'avversario. Fin quando batti la testa contro il muro, batti, 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 perché Chiesa ha questo tipo di mentalità, o mi rompo la testa, o si crepa il muro. E il muro della Cremonese cre si crepa a inizio ripresa, quando la Juve, con un assetto ancora più convinto nuovamente di poter andare ad attaccare la linea difensiva molto serrata della Cremonese, anche aggiungendo ai due attaccanti le due mezzali, quindi Rabiot e Fagioli, bene, Chiesa va in slalom, serve con la coda dell'occhio e con la punta del piede Fagioli, il destro di Fagioli inesorabile, esulta nonostante sia un gol dell'ex, non un gol dell'ex qualunque. Nella Cremonese Fagioli ha giocato nel campionato esordienti e di fatto da giovanissimo lo porta Paratici a Torino, e a Cremona gioca
il suo primo anno tra i professionisti proprio in prestito dalla Juventus, il famoso anno della promozione della Cremonese in Serie B. Chissà che questo gol invece non condanni la Cremonese proprio a una nuova retrocessione immediata. Sta di fatto che da quel momento, lo dicevo prima, inizia una Juve diversa, forse anche perché c'è una Cremonese diversa. Fioccano le infilate. Di Maria ha la qualità per approfittare di questa situazione. È tranquillo, è sciolto e snello, mette palloni su palloni interessanti. Fuori gioco millimetrico, gol di Arkadiusz Milik, forse anche un contatto nella stessa azione punibile, ma Chiffi non la vede così su Ealing, che ha preso controtempo il difensore della Cremonese fintando dal suo esterno, invece poi col destro puntare dritto verso la porta. Beh, non è stato fischiato, però ripeto, le situazioni fioccano, arrivano non i cross dalla tre quarti, arrivano le palle dal fondo, dentro l'area e le assistenze di Di Maria. Tutto un po' più facile. Fagioli fa un'ultima mezz'ora da capoclasse, proprio qualità nella quantità, giocate lucide nella fatica, e questo è un pregio incredibile da parte di Nicolò, detto che ovviamente resta il segno del gol e quindi quello vale sempre un punto in più, ma è un 7 anche a prescindere poi dal gol che aveva sbloccato la partita. Partita poi messa in ghiaccio da un colpo di testa di Gleison Bremer sotto porta, ancora una volta una Juventus che comunque dai calci d'angoli nel 2023 è davvero costantemente pericolosa. Questo è forse un fattore da cercare di sfruttare in quel di Siviglia. Ma nella classifica della Juventus, oltre al piacere di Allegri di poter dire io sono là, sono secondo, oltre che l'orgoglio del gruppo di poter dire io sono là comunque davanti a tante squadre che per carità hanno sbagliato anche loro, ma per i quali ovviamente nulla è comparabile rispetto a quello che è successo a noi, beh, c'è anche il fatto che ovviamente la procura nella rimodulazione dei punti inizia a prendere la calcolatrice e capire che forse qualche imbarazzo, qualche problema la quota punti della Juventus la sta ponendo. Ovviamente in relazione alle altre, ovviamente in relazione in vantaggio sulla quarta, qualcuno dice addirittura sulla zona conference. In questo momento, tra l'altro, si andrebbe in quota Atalanta più 11 della Juventus, con per esempio a proposito di quarti e quinti posti e distanze varie, beh, la Juventus anche un scontro diretto col Milan da giocare. Cosa bisogna dare? 20 punti alla Juve per tenerla fuori dall'Europa. Beh, la sensazione è che si rischi un po' veramente un collasso o un paradosso o un qualcosa che possa sfiorare il ridicolo dopo che abbiamo visto togliere, mettere 15 punti all'interno della stessa stagione con l'asterisco. Con l'asterisco la Juventus va a Siviglia, ne dovrà trarre il meglio Allegri da questa partita, per esempio la prestazione di Gatti, per esempio la carta Ealing, che comunque è una carta importante per quanto la Juve penserà di fare a Siviglia, e dopo tante panchine nelle partite importanti di nuovo la candidatura di Federico Chiesa. Dovrà risolverla Allegri, perché non ci si può permettere di sbagliare nulla, neanche un undicesimo della formazione, a differenza di quanto è successo all'andata. Ovviamente perché la Juve crede di poter andare a Budapest e poi in campionato, insomma, lasciare il proprio segno in attesa che gli altri ne prendano atto e che facciano i loro salti mortali. Questo mi viene da pensare. Ovviamente continuate a seguire il nostro canale. Un saluto a tutti.